Ciao care e benvenute in un nuovo video. Oggi ho deciso di prepararmi insieme a voi. Ovviamente questo è il risultato finale del trucco e dei capelli che ho scelto di fare per questa sera, perché questa sera abbiamo un compleanno e quindi sapevo che ci avrei messo un po' di più a prepararmi e ho detto no, vabbè, voglio la compagnia, quindi adesso accendo la videocamera e iniziamo a chiacchierare un po' mentre mi faccio i capelli. Niente, questo è il look finito con pochissimi passaggi tra make-up e capelli, insomma, vi faccio vedere tra poco. Dai, vai con l'intro. Allora, per prima cosa non vi spaventate perché adesso avete visto l'inquadratura da truccata e adesso mi vedete da struccata. Comunque inizio a prepararmi mettendo un po' di crema viso, che la metto sempre come base del trucco, ma in realtà la metto anche quando non mi devo truccare, la metto sempre. Oggi, rispetto agli altri video, non mi vedrete sempre guardare dritta, perché ho lo schermo, lo specchietto per vedermi, perché sennò, non lo so, mi metto un dito nell'occhio, quindi molto probabilmente vedrete che guardo sempre in questa direzione e non in questa. Ve l'anticipo da subito, sennò poi magari mi chiedete come mai guardo a destra. Metto un po' di contorno occhi, visto che ultimamente mi sto svegliando sempre alle 6, ho preso questa abitudine in realtà. Infatti stavo pensando di fare una nuova morning routine, perché in realtà è un pochino cambiata, perché ultimamente mi sto sempre svegliando alle 6 ed ho cambiato un po' le mie abitudini. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se comunque vi fa piacere vedere una nuova morning routine più aggiornata e più recente, ecco, che riguarda quest'ultimo periodo. Una volta applicata crema viso e contorno occhi, vado subito ad asciugare i capelli, perché dovete sapere che mi piace prepararmi, no? Penso come tutte le donne, truccarmi, farmi i capelli, ma io tendo molto a tagliare i tempi perché mi piace fare le cose pratiche, ok? Quindi che abbiano un buon risultato, ma allo stesso tempo che mi impegnino poco tempo. Quindi, mentre aspetto che si asciughi la crema viso e il contorno occhi, perché comunque devo farli assorbire bene, sennò poi il fondotinta non garantisce una lunga durata, approfitto per iniziare ad asciugarmi subito i capelli, così nel frattempo le creme si asciugano. Allora, per prima cosa vado a pettinare i capelli e vado ad applicare un semplice olio d'argan su lunghezze e punte per idratare i miei capelli. Di solito metto molti più prodotti sui capelli, però in questo caso non voglio appesantire troppo, perché non so se riuscite a sentire da dentro, forse in sottofondo si sente, sta piovendo ragazzi, quindi devo mettere meno prodotti possibili per non rendere i capelli pesanti, anche perché già forse prenderò un po' di acqua, spero di no, però insomma preferisco mettere pochi prodotti. Comunque andiamo subito ad asciugare i capelli. Vado a mettere due mollettine giusto per spostare i capelli, perché in realtà non sopporto proprio i capelli mentre mi trucco. Iniziamo a truccarci, però prima di tutto voglio scartare. Ho comprato il fondotinta da Sephora, ho comprato sia il fondotinta che il correttore. È già la seconda volta che acquisto questo fondotinta e questo correttore sempre della linea di Sephora. Ho pagato il fondotinta 17,99 euro e il correttore 14,99 euro. Andiamo subito a mettere il fondotinta. Adesso questo è nuovo, speriamo che non esploda tutto insieme. Ok. Inizio a mettere il fondotinta, cerco di compattarlo il più possibile e di sfumarlo anche con il pennello. Io utilizzo sempre questi pennelli perché con le spugnette non mi trovo bene, anche perché poi non riesco mai a lavarle fino a farle tornare quasi nuove, invece con i pennelli riesco a pulirle a fondo e li faccio praticamente tornare nuovi. Soprattutto poi da quando ho acquistato, diciamo, l'attrezzino, quello per pulire i pennelli, che poi non vi ho fatto più vedere, ma in realtà lo sto utilizzando, eh. Vedi i risultati di questo utilizzo anche sulla mia pelle, perché ho un sacco di bollicine, imperfezioni in meno, non è che non ce l'ho, però sicuramente vedo la pelle un sacco migliorata. Sto molto più attenta alla pulizia dei pennelli e a Peppare e mangio meno cioccolata. Molti mi dicono: ah, ma che c'entra? Non c'entra niente la cioccolata. Sarà una cosa vera, sarà una leggenda, non lo so. Però fatto sta che da quando mangio meno cioccolata, effettivamente ho meno bolle sul viso. Quindi magari è una coincidenza, non lo so. Però giuro che ultimamente sto mangiando meno cioccolata ed ho meno bolle. Niente, io non resisto. La prima cosa che devo fare sono le sopracciglia, subito dopo il fondotinta, perché non riesco a vedermi senza, anche perché ce l'ho disastrate. Infatti, ho preso una decisione per il mio compleanno che per
penso capirete già di che cosa sto parlando, ma tanto poi vedrete insomma che soluzione ho deciso di adottare per le mie sopracciglia, che sono veramente una cosa tremenda, non riesco a farmele da sola. Ho cambiato una marea di estetiste ragazze, ma non c'è verso, ormai sono finite, hanno bisogno di un tatuaggio e basta. Quindi stavo iniziando a valutare il microblending. Se l'avete fatto, soprattutto per chi è di Roma, mi raccomando fatemi sapere se avete qualcuno da consigliarmi, perché sono alla ricerca di un centro perché devo fare il microblending. Mi mancano proprio qui all'inizio, cioè non è che me le sono levate male, devo aspettare che mi ricrescano, non mi crescono proprio, cioè qui davanti, e sinceramente io non le ho mai levate qui davanti, forse sì, boh, non lo so, forse prima le facevo partire da più dietro, però insomma ho proprio dei buchi dove il pelo non cresce proprio, non è che io sappia farmele poi così bene, è meglio che me le vada a tatuare, al massimo un ritocchino, non ricostruirmele ogni giorno perché è veramente noioso e pesante. Infatti una delle prime cose che faccio sono le sopracciglia, anche perché è una cosa che mi annoia tantissimo disegnare le sopracciglia, oltre al fatto che io non riesco a vedermi senza, però mi voglio proprio levare il pensiero, capito, e farle subito, almeno passo poi al resto che invece mi piace. Adesso senza il resto del trucco sembreranno tipo enormi, sembrano tipo Elio e le storie tese. Man mano che mi trucco si ridimensioneranno sempre di più e saranno delle sopracciglia normali. Allora voglio provare anche il nuovo correttore, se riesco ad aprirlo. Mamma mia, è durissimo. Ehi, ce l'abbiamo fatta, eh? Io non so se questi video make up andrebbero fatti un po' più da vicino, perché forse sono un po' troppo lontana, però secondo me è meglio da lontano perché non sono una truccatrice, quindi magari poi si vedrebbero troppo i difetti, meglio da un po' più lontano. Riutilizzo il pennello anche per il correttore, in realtà sto utilizzando lo stesso del fondotinta, non l'ho cambiato perché secondo me tutto il fondotinta si era assorbito, quindi a posto, però anche se rimane qualche pigmento del fondotinta si va a mescolare con il correttore, non c'è problema, anzi teoricamente dovrebbe essere ancora meglio, no? Io poi non applico primer sull'occhio prima di mettere niente, applico semplicemente il correttore. Non penso che farò un trucco troppo elaborato, considerando che questo compleanno è a cena, però sicuramente rimarrò sempre su un trucco naturale perché non mi piace quei trucchi troppo marcati, troppo neri, a parte che non so se sarei in grado di farli perché sinceramente sul trucco non ho mai sperimentato così tanto. Allora, io ho sempre messo la terra da metà orecchio fino all'inizio della bocca, però la mia estetista di fiducia del cuore, tra l'altro anche mia carissima amica, mi ha detto che non devo metterlo qui perché sennò mi sfinerebbe troppo il viso avendo già il viso allungato, ma che devo andare qui per orizzontale per cercare di riempire il viso. Quindi proviamo questa nuova tecnica che mi ha insegnato. Vediamo, spero di non aver caricato troppo il prodotto, comunque lo vado a scaricare anche un po' qui sulla fronte, perché avendo anche la fronte alta, vabbè ve le sto dicendo tutte praticamente, vi sto facendo l'elenco dei difetti, avendo la fronte alta vado un pochino ad abbassarla facendo un contorno praticamente più scuro qui. Allora mi sono avvicinata per farvi vedere il marrone che sto sfumando qui sull'occhio, sto facendo praticamente, sto creando una base. Poi vado a prendere questo bianco un po' satinato, che a me piace un sacco, e lo applico da metà occhio verso l'interno. Un altro po' di bianco lo vado a mettere anche sotto l'arcata sopraccigliare, perché ragazzi ci alza proprio lo sguardo, è troppo bello, quindi io lo metto un po' qua. Adesso è arrivato il momento dell'eyeliner, che spesso mi dite, ma come fai a metterlo così veloce? Vorrei vedere, dopo anni e anni che metto un eyeliner, finalmente mi sono imparata. Un giorno ho deciso, basta, adesso lo metto tutti i giorni, prima o poi riuscirò. E adesso ci riesco a metterlo e ci metto anche poco. Diciamo che ho capito qual è il trucchetto. Il trucchetto è mettere il pennello per orizzontale e iniziare a tirare dei trattini. E basta, praticamente la linea si fa da solo. Ogni tanto cambiate verso. Adesso non posso parlare, sennò... Ed ecco qua, non ho neanche tagliato il pezzo in cui lo metto perché ci ho messo pochissimo, perché molte fanno vedere come lo mettono, poi tagliano e fanno vedere il risultato finale, no, perché magari tu hai fatto dei passaggi che io non ho visto, invece ve lo faccio proprio vedere senza tagli, trattino, trattino, trattino finale. E poi unisco dal centro. Poi quell'altro mi è venuto un po' più spesso. E niente, ripasso questo qui, poco poco, poco alla volta, se no rischiamo poi di fare lo stesso errore. Poi dobbiamo ripassare di qua. Ecco qua, eyeliner
pronto. Primer per le ciglia, veramente immancabile nella mia trousse, io ce l'ho ormai da anni, lo uso da anni, perché mi allunga tantissimo le ciglia e sembra che io abbia le ciglia il doppio più lunghe, e ormai mi sono abituata a questo effetto, quindi lo utilizzo sempre. Comunque ci siamo divertiti da matti quella sera per registrare il video che avete visto ieri. È stata una serata super divertente. Poi vabbè, Matteo non c'era, infatti mi è dispiaciuto perché penso si sarebbe divertito tantissimo. Non so se l'avete visto, vi lascio qui sopra il link se volete andarlo a vedere. È super divertente, io sono felicissima di aver avuto questa idea. Magari visto così è un semplice video, una semplice sfida in cucina, invece per me è stato molto importante perché comunque i miei amici sono una parte della mia vita a cui tengo molto, e se li ho mostrati è perché comunque sapevo che dall'altra parte sarebbero stati apprezzati e soprattutto vi sareste divertiti vedendo un video del genere. In primis ci siamo divertiti noi, e vabbè, ma poi soprattutto è bello perché quando ti diverti e ti diverti veramente, penso che questa cosa traspare, no? Attraverso lo schermo, e allo stesso tempo vi divertite anche voi perché vi arriva questa spontaneità, perché noi veramente siamo così. Cioè io rivedendo il video ho detto porca miseria, ma sembra veramente una serata qualunque, perché comunque quando stiamo insieme alla fine è così che vanno le serate. Quindi mi ha fatto un sacco piacere farvi vedere questa parte che ho sempre un po' non nascosto, però ecco, magari era una parte un po' più privata. Nel frattempo stiamo andando avanti con il make up, ma io devo ancora fare i capelli. Meno male che ho iniziato a prepararmi presto, perché sennò lo sto facendo tardi. Metto un po' di illuminante qua, un po' di illuminante di qua, manca soltanto la matita labbra, il rossetto, e inizio a fare subito i capelli perché sono in super ritardo. Spero che la mia amica non guardi mai la festeggiata, cioè non guardi mai questo video, sennò ricollegherà perché ho fatto tardi. Comunque ho notato questa cosa, che da quando ho tagliato i capelli li faccio sempre lisci. Prima variavo molto, ma molto di più, quando avevo i capelli più lunghi li facevo mossi. Adesso invece, con il fatto che ce l'ho più corti, forse mi serviva del tempo per abituarmi, non lo so, tendo sempre a farli lisci, forse perché mi sembrano più lunghi. Però questa sera ho detto no, basta, questa sera li facciamo mossi perché è una serata speciale e voglio cambiare un po'. Magari la domanda per quanto riguarda i miei capelli ve la faccio a fine video, almeno poi mi fate sapere giù nei commenti. Però fatemi sapere voi, per voi stesse, preferite i capelli lisci o mossi? Io se li asciugo con la spuma, con il diffusore, mi vengono mossi. Se li asciugo pettinandoli, semplicemente con la spazzola, invece mi vengono lisci. Allora, mancano solo due ciocche, veramente sto facendo il conto alla rovescia perché è tardissimo. E voilà! Vediamo un po' il risultato finale. Non mi sono scordata ciocche lisce, vero? Sono tipo i congelati che me li scordo sempre. Eh sì, eccolo qua. Infatti avevo già spento il ferro. Oddio, che strano vedermi tutta mossa, tutta riccia, non sono più abituata. Prendo un pochino di olio d'argan e inizio a pettinare i capelli. Mi giro, va, almeno vedete bene bene come li pettino. Io lo vedrò poi alla fine quando vado a editare il video, magari faccio casino e non lo vedo. Belli mossi, voluminosi, non troppo troppo abboccolati, tanto questi comunque durante la serata scenderanno. Se quando fate i capelli mossi vi diciamo cospargete le mani di olio d'argan e iniziate a dividere le ciocche, i vostri capelli sembreranno molto ma molto più voluminosi. Un pochino anche qua sulla frangia. Io faccio sempre attenzione a non andare a sporcare la cute, perché sennò è la fine per me, perché io, avendo un capello abbastanza fino che tende a sporcarsi molto facilmente, infatti io tipo i miei capelli non durano mai più di 2 giorni, cioè è proprio raro. Io faccio sempre la coda poi il secondo giorno, perché già non mi piacciono più perché sono piatti. Comunque dai, niente male, no? Ah, ho messo poi i brillantini, perché in realtà ero indecisa di mettere questi più grandi. Alla fine invece ho optato per un brillantino perché secondo me è più delicato e più elegante. Mi trucco sempre più o meno con gli stessi colori, non riesco a variare chissà quanto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo look finale, quindi questo trucco comunque abbastanza semplice e questo mosso naturale fatto con il ferro. Voglio anche sapere se vi piacciono quei trucchi tutti elaborati, o anche a voi magari come mi piacciono più i look semplici. Magari da vedere nei video sono belli, anche nelle foto, anche nelle pubblicità, pieni di glitter e colori sono stupendi, però io perlomeno non riuscirei neanche, a parte non riuscirei proprio a realizzarli, a farli, perché secondo me sono difficilissimi, poi non mi piacciono proprio su di me, rimango sul neutro, ecco. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, la piega e il trucco. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, e mi raccomando, vi aspetto anche su Instagram e vi lascio il tag qui sopra, almeno mi potete cercare e aggiungere. E adesso mi sbrigo perché è tardissimo. Grazie per avermi fatto compagnia mentre mi preparavo. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.